Gentili telespettatori di Cilento Channel, ben ritrovati con il consueto appuntamento ormai già da un mese con la rubrica Economia. E lo facciamo con il direttore generale della BCC Aquara, Antonio Marino. Non solo un direttore e un esperto di economia, ma anche un amico. Ben trovato, direttore. Buongiorno, buongiorno a te, Gian. È sempre un piacere parlare con te, insomma, confidarsi e fare anche un po' di considerazioni in merito a quello che stiamo vivendo, direttore. Infatti mi piacerebbe proprio partire da qui, dalla pandemia, da questi recovery fund, dal nostro presidente Draghi, insomma, in questo periodo molto difficile, un periodo dove siamo costretti a stare gioco forza in casa, se non per motivi di lavoro, insomma, come bisogna agire, direttore, come bisogna reagire e soprattutto in virtù di eventuali possibilità di crescita economica? Spiegaci un po'. Ma, insomma, è complicato per tutti fare previsioni oggi. È chiaro che tutto è legato alla bontà dei vaccini, tutto è legato alla soluzione dei vaccini. Quindi se i vaccini saranno iniettati a tutti o alla stragrande maggioranza della popolazione, è l'unica chance che abbiamo per uscire da questa situazione. Insomma, quello che si sta facendo penso che sia tanto. C'è stato anche ultimamente un minimo di cambio di marcia, insomma, e questo devo dire che Draghi sta, insomma, è stata una buona novità. Diciamo che l'intuizione del Presidente della Repubblica di puntare su Draghi è stata un'intuizione positiva. Draghi oggi, nella condizione data, rappresentava e rappresenta l'ultima cartuccia, diciamo, disponibile dal sistema Italia. Bene hanno fatto tutti i partiti, più o meno tutti, a stare dentro e cercare di dare una mano, anche se poi il vizietto della polemica quotidiana emerge sempre, ogni giorno, però pare che, insomma, un minimo di acclimatazione generale c'è, di condivisione di una problematica più ampia. Insomma, pare che tutti siano più o meno convinti di poter giocare in nazionale più che dentro una squadra di club, un partito di club in questo caso. Io che ne so, io se potessi io farei una cosa con tutti questi aggiustamenti economici che stanno facendo. Io punterei su quello che è il vulnus della situazione italiana, che è il costo del lavoro. Io, se potessi in questo momento, cercando di prendere un po' di soldi a destra e a manca, se si potesse fare in modo che il costo del lavoro diminuisse, in modo che quando poi, dopo la pandemia, ci rimetteremo tutti in moto alla grande, diciamo, insomma, avere il costo del lavoro che diminuisce è una grande cosa, perché è l'unica possibilità che abbiamo per creare più occupazione, abbassare il costo del lavoro. E oggi per dare 1.000 euro di stipendio ad un lavoratore, il datore di lavoro ha bisogno deve cacciare 2.000 euro ed è una cosa improponibile. Su questo dobbiamo intervenire. Se per dare 1.000 euro ad un lavoratore devono bastare massimo 1.500 euro, altrimenti diventa un costo insostenibile per il datore di lavoro e quindi si crea meno occupazione, e questo però limita anche la crescita delle aziende, perché tante volte anche gli imprenditori preferiscono stare fermi anziché mettersi addosso altre coste e quindi fare altre assunzioni. Poi tenete presente che in Italia abbiamo 48 tipi di contratti di lavoro. È una grande, grandissima anomalia anche questa. C'è bisogno di un unico contratto di lavoro dove io ti do una prestazione lavorativa, tu mi dai una prestazione economica. Sia l'una che l'altra devono essere in chiaro, ma chiaro. E quindi bisognerebbe arrivare a questo, ecco, perché poi il mercato del lavoro in Italia si chiama mercato del lavoro, ma sostanzialmente non c'è.
non c'è. Quindi è ingessato come tante altre cose. Quindi io quello che auspico, che auspicherei per il futuro, è che ci fosse un abbassamento del costo del lavoro, lato contributi però chiaramente, non lato stipendio netto. Certo, è chiaro. Quindi questo è, se riuscissimo a fare questo, secondo me riusciremmo a ripartire alla grande. Molto bene. Direttore, vorrei adesso farti una domanda sulle giacenze della BCC di Acquara. Che bilancio ha la BCC dell'ultimo, insomma, riscontro avuto? Mi sembra quello del 2020, perché abbiamo appena iniziato il 2021, insomma, ancora fare bilanci è troppo prematuro. È vero, c'è stato questo articolo del 20 marzo, quindi è fresco, del 20 marzo scorso sul Sole 24 Ore, dal titolo Istituti in guerra contro i maxi contro i conti corretti. In effetti oggi le giacenze sui conti correnti hanno raggiunto la cifra ragguardevole di 1.750 miliardi, parlo dell'Italia, nell'ultimo anno più 200 miliardi in un anno solo. Quindi se pensate che noi, piccola banca di periferia, diciamo, abbiamo avuto l'anno scorso un incremento del 20%. Questa è una buona notizia, direttore. 20%, quindi per noi è stata una crescita notevole, e quindi non ce la possiamo, non la reggiamo. Allora oggi le banche stanno facendo guerra, diciamo, ai maxi conti correnti, cioè tutti quei conti correnti che hanno più di 100.000 euro di giacenza. Quindi chi ha messo delle penali, chi ha messo addirittura tassi negativi, cioè chi tiene un conto corrente con delle giacenze grosse paga un interesse, il correntista alla banca e non più come era prima, viceversa. È paradossale, direttore, questa cosa. Però se leggete questo articolo del Sole 24 Ore del 20 marzo a firma di Moira Longo, c'è scritto questo, insomma, tutte le grosse banche hanno adottato questa tecnica. Questo per l'ennesima volta dobbiamo dire che le banche di credito cooperativo si distinguono dalle altre grosse banche, e che da noi non capiterà mai una cosa del genere, che noi facciamo pagare interessi negativi. E quindi la nostra storia parla per noi. Da noi non capiterà, semmai i nostri correntisti, parlo dei correntisti delle BCC in genere, avranno ricevuto sicuramente una lettera in cui si parla di abbassare il rendimento delle giacenze, quindi il tasso che noi paghiamo sulle giacenze dei conti correnti sicuramente si è abbassato, perché noi non possiamo fare cose diverse dal mercato. Ma da questo a dire che facciamo pagare i correntisti, no, anche perché noi diciamo sempre che le nostre banche sono banche di persone, sono cooperative, quindi sono un insieme di persone, è diverso dalle grosse banche che sono tutte società per azioni. Quindi essendo società per azioni sono società di capitale e quindi obbediscono alle logiche del capitale, alla logica del dividendo da distribuire a fine anno, e quindi tutto quello che fanno è nell'ottica della distribuzione del dividendo. Quindi essendo una società per azioni, ancora una volta le banche di credito cooperativo stanno dando prova di una sensibilità cooperativa, di una sensibilità verso le persone, anche perché noi, le nostre banche, essendo banche locali, inserite in una comunità locale, i nostri dipendenti, i nostri amministratori conoscono tutti i nostri clienti. Quindi c'è una relazione umana, sociale, bancaria che si esplica giorno per giorno. Quindi come fai tu a dire a una persona che conosci, guarda tu, fino ad oggi noi davamo gli interessi a te, da domani tu devi dare gli interessi a noi sulle giacenze? È una cosa da ridere. È vero che noi l'anno scorso abbiamo avuto questo incremento della raccolta del 20%, ma comunque parliamo di somme sostenibili, nel senso che è vero che la raccolta, i depositi sono aumentati di gran lunga
rispetto a quando sono aumentati i prestiti alla clientela. Ma però parliamo comunque di cifre sostenibili. Noi oggi noi eravamo arrivati ad un rapporto tra prestiti e raccolte e depositi che aveva superato l'80%, stavamo intorno all'85%, oggi siamo scesi al 72%, perché gli impieghi, i prestiti rallentano, perché data la situazione è chiaro che c'è poca gente che ha voglia di intraprendere, di chiedere, di farsi dei debiti. Attende però, giorni invece, migliori, direttore. La raccolta sta aumentando perché la gente, rispetto a questa incertezza generale, sì, fa la formica, non la cicala, insomma, no? E quindi mette soldi da parte. Esatto. Per cui il rapporto tra impieghi, tra prestiti e depositi è sceso al 72%, ma parliamo comunque di somme sostenibili, diciamo. Molto bene, molto esaustivo e preciso. Grazie direttore per l'appuntamento che costantemente mantieni con la nostra emittente. Ci vediamo la settimana prossima. Grazie, arrivederci. Ciao direttore.